Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono Eli e nei miei video parlo di casi true crime, storie di cronaca nera e più in generale tutto quello che di inquietante riesco a trovare sul web. Se queste tipologie di video vi possono interessare, assicuratevi di iscrivervi al canale, altrimenti nessun rancore e iniziamo con il caso di oggi. Per il caso di oggi ci troviamo in Connecticut, più precisamente in una grande città di circa 130.000 abitanti chiamata Stamford. Stamford è una città a sé, ma è ormai da diversi anni considerata un'area metropolitana di New York. In primo luogo ovviamente per la vicinanza con New York, ma anche per il fatto che un sacco di persone vivono lì e fanno da pendolari praticamente per lavorare a New York, che come immagino già sappiate si tratta di una città davvero molto costosa, non solo per gli affitti ma per la vita in generale. In ogni caso, in questa città nei primi anni 2000 viveva la 32enne Annalisa Raimundo. Anna era nata in realtà a Brooklyn in una grande famiglia composta da i genitori ovviamente e altri tre fratelli. Fin da piccolissima si era dimostrata una bambina davvero intelligente, era la classica bambina insomma che imparava a fare tutto prima degli altri, aveva parlato prima dei suoi fratelli, camminato prima dei suoi fratelli, imparato a leggere prima dei suoi fratelli e tutto il resto. Quando poi era arrivata in età ovviamente scolare, cioè aveva iniziato ad andare a scuola, era sempre dimostrata la migliore della classe. Studiava tanto, ma doveva essere anche proprio una mente brillante. Era infatti sempre andata benissimo a scuola, come potete immaginare, aveva terminato il liceo, si era diplomata con il massimo dei voti e aveva naturalmente poi deciso di continuare il suo percorso di studi anche all'università. Era stata presa senza praticamente nessuna difficoltà ad Harvard, che si tratta di una università molto conosciuta in tutto il mondo ed è molto difficile solitamente essere accettati per studiare lì. Si era laureata in farmacia con il massimo dei voti nei tempi richiesti, cioè si era laureata in tempo e poi aveva scelto di fare anche un master e l'aveva fatto alla Columbia, che è un'altra università molto rinomata in America. Una volta finiti gli studi, in realtà prima ancora di finire il master, aveva trovato un ottimo impiego per una multinazionale chiamata Purdue Pharma, non so se lo pronuncio nel modo corretto. In ogni caso era un'azienda che si occupava di creare, sperimentare dei farmaci, in particolare nello sviluppo di una serie di medicine per il dolore, tipo analgesici. In ogni caso era un lavoro pagato benissimo, faceva davvero un bel po' di soldi, come giusto che sia, perché era una persona non solo molto intelligente ma anche molto qualificata. E a prescindere era comunque un lavoro che ad Anna piaceva moltissimo, faceva con grande dedizione e grande passione. Sembrava davvero avesse ottenuto un po' tutto dalla vita. Era una persona molto intelligente, si era laureata, aveva preso un master, aveva trovato in brevissimo tempo un ottimo lavoro pagato molto bene. In più era una persona molto estroversa, molto simpatica, era un po' l'anima della festa nel suo gruppo di amici, di conseguenza ovviamente aveva tantissimi amici, un sacco di persone che le volevano bene. Non tardò ad arrivare nella sua vita anche l'amore e arrivò sul posto di lavoro. Infatti conobbe un suo collega, un ragazzo di nome Nelson Sessler, con il quale iniziò una relazione tra virgolette clandestina, cioè non che nessuno dei due fosse fidanzato o sposato con altri, però secondo le politiche aziendali due colleghi non potevano iniziare a frequentarsi. Loro iniziarono a farlo senza dire niente a nessuno, in grande segreto. Stavano molto attenti a non farsi beccare, insomma non dire niente che potesse tradirli. In ogni caso, la relazione tra Nelson e Anna iniziò come appunto un po' un'avventura, ma ben presto iniziò a prendere un lato molto più serio. Nonostante fossero davvero due persone diverse, cioè erano una accoppiata davvero particolare, perché lei era molto estroversa, le piaceva uscire, le piaceva fare un sacco di cose. Nelson era più una persona introversa, un po' più timido, tendeva meno magari a voler fare delle esperienze nuove, cose del genere. Insomma, era chiaro ad entrambi che c'erano davvero tutte le basi per poter tirarne fuori una relazione seria, una relazione stabile e duratura. Nel 2002 in particolare capitava molto spesso che uscissero ovviamente con altri amici, non colleghi di lavoro ovviamente perché lì doveva rimanere un segreto, e in particolare il 2 novembre del 2002 avevano in programma con altre due coppie di loro amici di andare fuori e stare un paio di giorni insomma fuori città. Si erano dati tutti appuntamento a casa di una di queste coppie che avrebbe partecipato a questo viaggio e arrivata l'ora prestabilita si trovarono tutti lì.
tutti eccetto Anna. Cosa molto strana per tutti, in primo luogo perché si erano raccomandati ovviamente di non fare tardi, perché chiaramente avevano un viaggio da fare, avevano delle scadenze, ma in secondo luogo perché Anna solitamente era una di quelle persone non puntuali proprio in anticipo, cioè era solitamente lei quella a rompere un po' le palle alle altre persone di arrivare in tempo, di non far tardi. Anche Nelson è sorpreso del fatto che Anna non sia già arrivata lì, quindi decide di chiamarla al telefono. Proveranno a chiamarla in tanti, cioè non la chiamò ovviamente solo Nelson, e il cellulare risultava spento. Gli amici ancora non lo sapevano ovviamente, immagino sperassero che si trattasse di un semplice contrattempo, qualcosa di spiegabile. Però nello stesso momento, mentre loro stavano iniziando a preoccuparsi per Anna, la polizia era già stata chiamata a casa sua. La chiamata era anonima, come avrete già sentito. A un certo punto questa ragazza che fa la chiamata mette giù il telefono. In questa chiamata questa ragazza misteriosa darà un indirizzo, dopo aver detto appunto che una sua vicina era stata aggredita. E l'indirizzo che darà in realtà per questa persona sarà un indirizzo sbagliato, o meglio, la via era quella giusta, però il numero viene dato tipo di qualche numero dopo. La polizia in ogni caso non fece fatica a trovare la casa, insomma, a cui si stava riferendo, perché c'era la porta di casa totalmente spalancata. La casa di Anna era davvero un disastro. Come vi dicevo, c'era la porta dell'ingresso totalmente aperta e il soggiorno, il salotto, che era la prima stanza una volta aperta la porta, era devastata. Cioè c'erano cose per terra, mobili rotti, lampade tirate giù, insomma era palese proprio da primo sguardo che ci fosse stato un qualche tipo di colluttazione. Per terra purtroppo in una delle stanze troveranno il corpo senza vita di Anna, era stata picchiata e accoltellata. Qualsiasi cosa fosse accaduta, fu ben chiaro a tutti che Anna avesse lottato per la sua vita, non solo ovviamente da, come vi dicevo, le condizioni di quella casa, ma anche per il fatto che aveva diverse ferite di difesa. Nonostante la porta un po' spalancata non c'erano segni di scappo, il che voleva dire che l'aggressore doveva conoscere Anna ed era stata molto probabilmente lei stessa ad aprirgli la porta. Non era nemmeno stato rubato niente dalla casa, il che escluse ovviamente, insieme ad altre valutazioni, il fatto che si potesse magari essere trattato di una rapina finita male. Ovviamente, a parte il fatto che non era stato rubato niente, non c'era proprio il modus operandi di un ladro che entra, che magari sta rubando qualcosa, viene sorpreso e cerca di respingere quella persona. Era stato un crimine davvero efferato, quando si dice la classica cosa, un crimine, cioè nel senso per il tipo di ferite, anche magari movente più passionale, è proprio il caso insomma di questa situazione. Un'altra cosa che ipotizzeranno fin da subito era il fatto che questo aggressore doveva essere stato sicuramente ferito in qualche modo da Anna, perché come vi dicevo c'era stato un qualche tipo di lotta, in più le ferite insomma che aveva Anna anche alle unghie dovevano dimostrare per forza il fatto che fosse riuscita in qualche modo a far del male al suo aggressore. E infatti questa prima ipotesi verrà confermata da una cosa che troveranno nel bagno dell'abitazione. Sul lavandino infatti c'erano diverse macchie di sangue. Era chiaro fin da subito che evidentemente questo aggressore si era poi ripulito nel lavandino della casa, però c'erano delle gocce che, per come erano posizionate, come erano cadute, anche l'intensità del sangue, dovevano essere fresche, nel senso uscite proprio in quel momento. Non poteva trattarsi del sangue di Anna sulle mani di questa persona. Quindi chiaramente raccolgono queste gocce di sangue, questo campione di DNA e lo terranno da parte, e sarà fondamentale, tornerà ovviamente poi alla fine del caso. Ovviamente, come starete già immagino pensando voi, il primo sospettato, la prima persona a cui pensarono fu proprio Nelson. Non è una novità, in tutti i casi la prima persona a essere sospettata è il fidanzato, marito, compagno, insomma persona con cui si sta frequentando. Poi in alcuni casi ovviamente va bene,
in altri no. Quindi rintracciarono Nelson, parlarono con lui, furono loro a dargli questa brutta notizia. Le provarono davvero tutte a cercare di capire se potesse esserci un movente di qualche tipo che avrebbe potuto far sì che Nelson facesse una cosa del genere, ma non solo non trovarono assolutamente niente, cioè nessun motivo per cui questa persona dovesse uccidere la sua fidanzata, ma in più Nelson aveva un alibi bello ferreo, nel senso che più di così davvero non si poteva. Aveva passato tutta la giornata a lavorare appunto al Purdue Pharma, c'erano non solo colleghi ovviamente che l'avevano visto, ma c'erano filmati di videosorveglianza che lo riprendevano lì, ed era uscito di lavoro poco prima di presentarsi poi all'appuntamento con gli amici. Provarono anche a cercare di capire se magari in quel tempo, cioè da quando era uscito dal lavoro a quando poi era arrivato all'appuntamento, potesse aver fatto questa cosa qui, però era una cosa molto improbabile non solo per il tempo ma anche per il fatto che dai filmati di videosorveglianza che lo riprendevano al lavoro aveva addosso dei vestiti che aveva addosso ancora nel momento in cui l'hanno portato in centrale, quindi è una cosa di cui erano sicure al 100% e che la persona che aveva fatto questa cosa ad Anna doveva essere completamente coperto di sangue per la quantità di ferite che aveva lei. Quindi per tutte le motivazioni di cui vi ho parlato lo escludono dalla lista dei sospettati. Decidono a questo punto di interrogare quanti più vicini possibili. Cercano ovviamente, il loro primo pensiero è quello di cercare di capire se uno dei vicini, una delle vicine in realtà con cui parleranno, potesse essere quella ragazza che aveva fatto la chiamata, perché avevano il presentimento che quella persona avesse visto più di quanto non dicesse, quindi sarebbe stato importante identificarla, però purtroppo non ci riuscirono. In ogni caso, molti dei vicini dicono che proprio quel giorno avevano visto aggirarsi per il quartiere un uomo di nome Gary Riley, che era un uomo che viveva nella zona e non piaceva a nessuno, non so come altro spiegarle in maniera più delicata. Era una persona che aveva qualche precedente, niente di grave, nessun crimine violento o cose del genere, però era un po' additato da tutti come un criminale, come quello strano, una persona pericolosa. Era una persona che i vicini solitamente tendevano ad evitare. Per questo motivo, per il fatto che non era ben visto dai vicini, eccetera, si era creato un rumors enorme attorno a lui, cioè le persone parlavano male di lui, raccontavano cose, insomma, attorno a lui c'era più una leggenda che non dei fatti reali. Quindi quando accadde questa cosa in quel quartiere, praticamente i vicini puntarono subito il dito contro questo Gary. La polizia, giustamente nel dubbio, andò a parlargli, cercarono qualsiasi tipo di movente per cui avrebbe dovuto fare una cosa del genere, verificarono il suo alibi e anche lui non poteva essere stato. C'erano ovviamente poi tante cose che non tornavano, cioè lui e Anna non si conoscevano, perché mai Anna avrebbe dovuto aprirgli la porta. Poi è brutto da dire, ma i vicini, le persone che vivono in quel quartiere, anche dopo questa indagine della polizia che riscontrò il fatto che questo Gary non poteva essere coinvolto in quello che era accaduto ad Anna, pensarono comunque che si trattasse di lui. Questo Gary purtroppo nei mesi successivi, fino a quando finalmente non risolveranno questo caso, venne trattato davvero malissimo dai vicini. Le persone erano davvero convinte che fosse stato lui ad uccidere una delle loro vicine, quindi avevano paura di lui, insomma si era un po' instaurato anche un clima terrorizzato, no, in questo quartiere di questa persona. Non ci furono degli episodi belli nei successivi 5 mesi. Quindi l'unica cosa che hanno a questo punto è cercare di rintracciare quella ragazza che ha fatto la chiamata al 911. Decidono quindi di rintracciare il telefono da cui è partita la chiamata. E già viene fuori una cosa strana, perché il telefono da cui era partita quella chiamata era una cabina telefonica in primo luogo, quindi non era riconducibile a una persona, ma era una cabina telefonica di fianco a un ristorante a un sacco di strada da dove era avvenuto l'omicidio, cioè non erano ovviamente chilometri e chilometri, ma erano un po' di strade distanti. Era difficile immaginare che quella persona da lì, chiamando da lì, avesse assistito o avesse visto o avesse sentito l'aggressione a casa di Anna. Chiedono alle persone, anche il personale del ristorante, alle persone che vivevano intorno a questa cabina, ma nessuno ha fatto caso a una ragazza più o meno in quell'ora che ha fatto una chiamata dalla cabina telefonica. Quindi in primo luogo non si sapeva chi era questa donna, perché avesse fatto quella chiamata anonima e soprattutto se era davvero una persona, una testimone, una persona che aveva visto quello che stava accadendo, perché nascondeva
rispondersi, non aveva senso, c'erano tante domande, non quadravano tanto e purtroppo a queste domande non si avrà una risposta per i successivi 5 mesi. 5 mesi che passeranno in modo, immagino, terribile da parte della famiglia di Anna, con il terrore che questo caso non venisse mai risolto, e 5 mesi in cui, nonostante tutte le indagini che fecero la polizia, non si andò avanti molto. Nel marzo del 2003 una coppia arriva nell'ospedale Westchester, che si trova a circa qualche chilometro da Stanford, da dove viveva Anna. I due sono una coppia sposata. Il marito era stato colpito da 3 coltellate al petto. La dinamica dell'incidente ci metterà un po' a uscire fuori, perché questi 3 colpi al petto avevano toccato dei punti decisamente delicati. Infatti l'uomo, che si chiama Paul Christos, dovette anche subire un intervento, anche abbastanza delicato, per riuscire a risolvere la situazione. La moglie era una ragazza di 32 anni di nome Sheila Develu e almeno per le prime ore, fino a quando poi anche Paul non si risveglierà e non si riprenderà dall'intervento, l'unica versione che si avrà di quello che è accaduto è quello che racconta Sheila. Racconta che si è trattato di un incidente. Stavano facendo dei giochi, insomma, quelle cose che si fanno tra marito e moglie, diciamo così. Lei aveva legato e bendato lui su una sedia, stavano facendo un po' di giochi di ruolo. A un certo punto decidono di fare questo gioco, ovvero che lei lo doveva toccare con qualche oggetto e lui doveva indovinare con che cosa lo stava toccando. E insomma, una cosa tira l'altra, Sheila racconta che si è un attimo lasciata prendere dal momento e l'ha ferito con un coltello. Si sveglia Paul. Anche Paul in realtà conferma questa storia, dice che Sheila non l'ha fatto assolutamente apposta, non voleva fargli davvero del male, stavano facendo questo gioco di ruolo, le cose sono sfuggite di mano, su via, sono cose che capitano, 3 coltellate. Anzi, Paul stesso dice: no, ma poi guardate, appena è successo, cioè Sheila era terrorizzata, ha subito chiamato il 911 e poi si è preoccupata di portarmi lei stessa in ospedale per fare ancora più veloce dell'ambulanza che sarebbe arrivata, insomma, in qualche minuto. E voi mi direte: ok, ma cosa c'entra questa situazione con il caso di cui stavamo parlando prima? Adesso ci arriviamo, prima vi faccio vedere un pezzo del video dell'interrogatorio di Sheila. He had a great day. He told me he had. Sheila, I don't want you to be embarrassed. I am embarrassed, and I don't want to talk about this. Okay, I'm out of the world. I just want to. No, I mean, you think I did it? Well, I think something went wrong. Yeah, I'm not saying. Something went terribly wrong, but I didn't. I'm not saying he did it with intent to hurt him. I'm not saying that. I just got to account for he's giving me a story that we're playing a game and everything's fine. And then he gets hurt. That what she can understand, an accident happened, he's mindful and he said, you know, something went wrong, and, you know, but I'm trying to understand the second step, which I know didn't occur at the same time the first one did. And I know he didn't do it to himself because it wasn't possible, but it was possible. Nonostante Paul si riprese totalmente dall'operazione, insomma, come se non fosse successo niente, alla polizia questa cosa non andava molto giù. Avevano paura, giustamente, che si trattasse di un qualche episodio di violenza domestica da parte di Sheila nei confronti di Paul, e non volevano fare un errore che è stato fatto purtroppo in tantissimi altri casi, di ignorare questa cosa e che si finisse con l'arrivare a molto peggio, a situazioni molto più drastiche. Quindi decidono di non lasciar perdere e iniziano ad indagare molto approfonditamente su Sheila. La prima cosa che fanno è analizzare il cellulare, o meglio, le chiamate partite dal cellulare di Sheila. Per un semplice motivo: vi ricordate che Paul aveva detto no, ma lei ha chiamato subito il 911, poi dato che le hanno detto che ci avrebbe messo qualche minuto l'ambulanza ad arrivare, lei stessa mi ha portato in ospedale. Ecco, c'era già qualcosa che non tornava, perché a quanto pare dal 911 non risultava nessuna chiamata proveniente dal telefono di Sheila.
E infatti, quando controllarono questo cellulare, semplicemente in realtà per confermare che questa chiamata fosse avvenuta o meno, non trovarono niente. Sheila non aveva mai provato a contattare il 911. Seconda cosa strana, perché chiaramente guardano le chiamate all'orario, insomma, il giorno dove era accaduta sta cosa, non solo non trovano chiamata al 911, ma trovano una chiamata avvenuta qualche minuto, tipo circa una decina di minuti dopo questa cosa che era accaduta, ovvero lei che l'aveva ferito, a Nelson Sessler, ovvero il fidanzato di Anna. Perché mai una persona, dopo aver accoltellato per errore suo marito, dovrebbe chiamare il fidanzato di una ragazza uccisa a coltellate 5 mesi prima? Ovviamente non si poteva trattare di una semplice coincidenza. Quindi cosa decidono di fare? Indagano su cosa facesse quella donna, da dove arrivasse, quale fosse la sua storia, qualsiasi cosa possiate immaginare. E già viene fuori che anche lei lavorava per Purdue Pharma, l'azienda in cui lavorava sia Anna che Nelson. Sheila era iraniana ed era arrivata negli Stati Uniti con la sua famiglia quando era molto piccola, in realtà ovviamente in cerca di un futuro migliore. E questo futuro migliore in realtà lo avrà, perché riuscirà a studiare, si diplomerà abbastanza bene. Poco dopo il diploma, a 19 anni, sposa un uomo di nome Farid. Da quanto letto, fu un matrimonio un po' dettato dalla tradizione, cioè non fu proprio un uomo scelto da lei, lo sposò più per volere della famiglia che per altro. E infatti, come voleva dimostrare, questo matrimonio durerà in realtà pochissimi mesi. Quando lei lo lasciò, divorziarono e lo lascia per un altro uomo, proprio Paul, che aveva conosciuto. Con Paul iniziò una relazione, finiranno con lo sposarsi e dopo il matrimonio con Paul, Sheila inizia a lavorare per Purdue Pharma. Per sapere il resto della storia, ovviamente la polizia vuole parlare con Nelson, gli spiega la situazione, gli spiega quello che è successo, gli chiedono come mai Sheila l'avesse chiamato quella sera. E lui già un attimo salta sulla sedia, perché non sapeva che Sheila fosse sposata con Paul. Racconta di aver conosciuto Sheila diversi anni prima, in realtà l'aveva conosciuta prima ancora di conoscere Anna, ed era una sua collega, lavoravano insieme. E anche con Sheila era iniziata una relazione in sordina, cioè di nascosto dalle politiche aziendali, fino a quando non era arrivata in azienda anche Anna e Nelson aveva iniziato a frequentare anche lei. Mentre Anna non aveva mai saputo che Nelson avesse un rapporto anche con l'altra collega, ovvero Sheila, Sheila sapeva che Nelson aveva iniziato a frequentare Anna, e la cosa, almeno all'inizio, non le diede un problema, fino a quando Nelson non si accorse che con Anna le cose potevano diventare serie, insomma, aveva deciso di provare a stabilire una vera e propria relazione con lei e di conseguenza aveva interrotto il suo rapporto con Sheila. E in tutto ciò comunque Nelson non sapeva assolutamente che Sheila era sposata, e non lo sapeva perché ovviamente lei non gliel'aveva detto, cioè nel senso non gli aveva mai detto di essere sposata, non aveva la fede, e in più perché a un certo punto Nelson dice alla polizia: cavolo, me sono pure stato a casa di questa Sheila. Quando ci frequentavamo capitava spesso che mi fermassi a dormire da lei, che passassi del tempo a casa sua, e non mi era mai capitato, cioè non ho mai visto niente in quella casa che potesse fare immaginare che stesse con qualcun altro. Non c'erano oggetti personali, insomma, effetti personali di un uomo, non c'erano due spazzolini nel lavandino, cioè nessun segnale che stesse frequentando qualcun altro, figuriamoci che fosse sposata. Con queste informazioni la polizia va da Paul, che si è ripreso fortunatamente dall'intervento, e gli spiegano A, B, C, E, D e anche E. E Paul, ovviamente poverino, non aveva la più pallida idea che sua moglie avesse avuto una relazione extraconiugale, ma in più dice alla polizia: cavolo, ma io un sacco di volte me ne sono andato di casa portandomi dietro tutti i miei effetti personali, tutte le cose che potessero testimoniare la mia presenza in quell'appartamento, perché Sheila mi aveva detto che veniva a trovarla in più occasioni un suo fratello, un fratello che, sempre questa cosa è finta però l'aveva raccontata effettivamente a Paul, un fratello che aveva tutta una serie di problematiche comportamentali, intendo proprio, e che per questo motivo lei non gli aveva mai raccontato di essere sposata con un uomo non iraniano e che lui l'avrebbe presa malissimo.
tantissimo, sarebbe stato molto violento sia nei suoi confronti che avrebbe cercato anche Paul. Quindi praticamente di tanto in tanto Shayla diceva: vieni a trovarmi mio fratello, vai dai tuoi genitori per 3-4 giorni, e Paul si portava dietro tutte le sue cose da casa perché aveva paura che questa persona scoprisse di lui. Quindi praticamente entrambi, cioè sia Nelson che Paul, erano stati totalmente presi in giro da Shayla. Ovviamente quando Nelson scopre tutta questa cosa gli girano un attimo, di conseguenza dice la polizia: allora dopo che ho scoperto questa cosa vi racconto quello che è successo veramente quella sera. Racconta sempre la versione dei giochi, lui legato e bendato. In quel momento però Paul racconta che lei lo aveva ferito solo 2 volte, non 3. Dice poi che passeranno appunto 10 minuti, durante i quali lei appunto gli aveva detto: stai tranquillo, ho chiamato l'ambulanza, arriva l'ambulanza, ho chiamato l'ambulanza. Al termine di quella decina di minuti lei gli dice: vabbè, vieni, ti porto, cioè dato che l'ambulanza non arriva ti carico in macchina, ti porto io all'ospedale. Nel parcheggio dell'ospedale Shayla lo aveva accoltellato la 3ª volta. E infatti nel parcheggio dell'ospedale trovano i segni di questa cosa, trovano le gocce di sangue e trovano anche il coltello. Ora non so sinceramente come quest'uomo si è fatto poi manipolare da Shayla in questo modo, cioè quando lui poi si è svegliato ha detto: no, ma era un gioco, non vi ricordate, non vi preoccupate, non l'ha fatto perché voleva davvero farmi del male. In più, quella chiamata a Nelson che era stata fatta 10 minuti dopo, quindi in quei 10 minuti che Paul era agonizzante nell'altra stanza, era una chiamata per chiedergli se voleva uscire a cena con lei quella sera. Ora Nelson quella sera non poteva, quindi aveva detto che non si sarebbe presentato, non poteva, e lei poi aveva così deciso: vabbè dai, porto mio marito all'ospedale. Quindi dopo tutta questa cosa qui viene ovviamente arrestata, e tra l'altro Paul tipo 2 giorni dopo avvierà le carte per il divorzio. Una volta arrestata per quello che è accaduto a Paul, le fanno un test del DNA, cioè comparano il suo DNA, vi ricordate, con quelle gocce che erano state trovate sul lavandino, e signori e signore, fu ovviamente un match. In più, la polizia è convinta al 100% che quella ragazza al 911 fosse in realtà lei. Questa cosa purtroppo non sarà mai provata effettivamente, perché semplicemente dalla voce non è che si può identificare al 100% una persona. Al processo in realtà testimonieranno alcune persone che la conoscevano, alcuni di loro diranno di riconoscere effettivamente nella voce del 911 la voce di Shayla, mentre altre diranno che secondo loro non si trattava di lei. In ogni caso, al processo Shayla decise di rappresentarsi da sola, che è una cosa che a me ha ricordato molto Ted Bundy, nonostante nemmeno lei fosse un avvocato, cioè non aveva competenze effettive per in generale rappresentarsi in tribunale, figuriamoci per un caso di omicidio. La teoria della polizia era che aveva ucciso 5 mesi prima Anna per continuare la sua relazione con Nelson, e aveva tentato di uccidere suo marito nello stesso modo 5 mesi dopo per togliere quello che secondo lei probabilmente era l'unica cosa, l'unica persona che le impediva di uscire con Nelson. E tra l'altro, al processo, questa donna tentò di insinuare che fosse stato Nelson ad uccidere Anna, nonostante non ci fosse, come vi dicevo, nessuna prova, nessun collegamento che potesse dimostrare o anche solo mettere il dubbio che Nelson c'entrasse qualcosa. I hadn't told them that you had been my girlfriend in the past and we had a relationship. Right, and you did that why? I didn't want you to go through the ordeal that I had gone through. On the day of Miss Raimundo's murder, Mrs. Sessler, you had a swollen red knuckle, a red mark on the side of your face wrapping around your ear, and scratches on your back, correct? Not to my knowledge. Al termine del processo la dichiareranno colpevole e la condanneranno a 50 anni per il caso di Anna e a ulteriori 25 da scontare una dopo l'altra per quello che era accaduto a Paul. Quindi parliamo di 75 anni di condanna, lei ne aveva già più di 30, è praticamente un ergastolo, praticamente. Ancora oggi questa donna in realtà si dichiara innocente, nonostante le sue gocce di sangue, nonostante la chiamata, nonostante Paul stesso raccontò quello che era accaduto realmente. Ha tentato più volte di appellarsi alle 2 sentenze, ma tutti gli appelli, insomma, che ha fatto finora sono stati respinti. Nel 2016 è stata interrogata in merito a un altro caso che era terribilmente simile
al caso di Anna. Era il caso di un omicidio irrisolto avvenuto nel 2001, quindi circa un anno prima rispetto al caso di Anna, per l'omicidio di un'altra ragazza di 32 anni di nome Nancy Smith in casa sua a pochissimi isolati di distanza da dove viveva Anna. E questo, cioè la vicinanza, diciamo, non fu l'unica cosa che permise alla polizia di collegare i due casi. La vicinanza sicuramente, il modus operandi, anche qui c'era una porta spalancata, nessun segno di scasso, un'aggressione molto violenta. La terza cosa, che è quella secondo me più preoccupante, era il fatto che questa Nancy lavorava in un'azienda dove alcuni anni prima lavorava anche Sheila. Era plausibile che magari Sheila avesse avuto una relazione extraconiugale anche in quell'altra azienda, che fosse capitato qualcosa di simile, che si fosse ingelosita e avesse ucciso quella persona per lo stesso motivo. Una possibilità probabilmente c'è, purtroppo non trovarono niente di specifico per condannare Nancy o anche solo per collegarla effettivamente con una prova al caso, e lei ovviamente dirà che assolutamente non c'entrava niente. Quindi con questa cosa un po' lasciata così, perché purtroppo il caso di Nancy rimane tuttora un caso irrisolto, si conclude il nostro video di oggi. Questo è tutto quello che sono riuscita a trovare. Grazie di essere arrivati fino a questo punto del video. Come al solito vi ricordo di sostenere il canale, mettere un mi piace, un commento, iscrivervi e seguirmi sulle varie altre piattaforme. Per il caso di oggi era tutto, noi ci rivediamo con un prossimo video.